Po' buio, no? È così il massimo che riusciamo ad avere. Okay. Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda puntata, secondo appuntamento dei seminari sulla trasmissione curata da Tullio De Mauro e Umberto Eco del 73, parlare, leggere e scrivere, le vicende della lingua italiana, raccontate appunto da Tullio De Mauro e Umberto Eco. Abbiamo oggi tre ospiti da diverse università, Isabella Pezzini dall'Università della Sapienza di Roma, Tiziana Migliore dall'Università di Urbino, ho imparato finalmente, e Francisco Setta in collegamento della Università di Cagliari, in collegamento da Harvard, e quindi abbiamo anche un... E mi sembra che sia la persona che si vede meglio, perché noi siamo un po' tutti al buio e lui invece è bello illuminato. Quindi darei la parola prima di tutto a Isabella e non so se vogliamo cominciare prima vedendo il pezzo che l'altra volta non si è visto abbastanza, no, non è questo, scusate, non si è visto abbastanza, devo prima condividere. Okay, ci sono delle persone in sala di attesa, aspetta. Devo condividere lo schermo, scusate, ma oggi sono particolarmente imbranato. Ok, ci siamo. E quindi andiamo nella prima puntata. Questa è la rivisitazione del 2015 e quindi... Speriamo che... Mettiamo in pausa qui e riprendiamo e cederei direttamente la parola, puoi accendere anche il microfono se vuoi lì, per farti sentire basta. Questo? Sì, quello, sì. Verde, bene. Funziona ancora, questa cosa è rosso, verde. Esatto. Grazie, so che posso togliermi la mascherina finché parlo. Ringrazio molto la scuola, Costantino Marmo, per questo invito che naturalmente mi fa molto piacere anche per il riferimento a Paolo Fabbri che questa trasmissione aveva ritrovato nelle Teche Rai e si era molto appassionato, era molto contento di poterle far vedere in questo contesto e
discuterle insieme. Per quanto riguarda questo pomeriggio, con Tiziana e Francesco Senda ci siamo un po' divisi i compiti. Io farò un primo intervento, forse un po' più generale, e poi Tiziana, se non sbaglio, interverrà sul tema più dei pubblici, e Francesco Senda forse sarà quello fra di noi più aderente al tema che avevamo dato all'incontro, adesso non ho la locandina, che appunto riguardava, diciamo, anche la lingua unitaria, potere omologante e ferite culturali. Esatto, quindi insomma un tema più di semiotica della cultura. Allora, la volta scorsa io ho seguito la trasmissione e si è molto parlato dei rispettivi libri di Tullio De Mauro e di Eco nel periodo in cui la trasmissione è stata concepita e messa in ordine, in onda. Vi ricordo che appunto fu mandata in onda per la prima volta nel 1973, avete detto che era mercoledì in prima serata, ricordiamo che al tempo c'erano solo due canali, Rai e credo in contemporanea con una partita di calcio o qualcosa del genere, o col film, il mercoledì era il giorno del film. Quindi non siamo riusciti a trovare i dati Auditel, ma supponiamo che non avesse avuto tutto questo seguito. E d'altra parte mi è sembrato molto interessante e opportuno che abbiano fatto questa riedizione, che è del 2015, con Tullio De Mauro, che ha proprio questa funzione di traduttore. Allora, Dieco si è detto che aveva insegnato comunicazione di massa, che aveva già scritto libri come ovviamente Opera Aperta, Apocalittici Integrati o Il Costume di Casa, però non si è detto forse poco sui testi specifici riguardanti la televisione. Sicuramente su questo tornerà nella prossima puntata Gianfranco Marrone, che ha curato questo tomo sulla televisione, scritti 1956-2015, ma a mio avviso è come dire il complemento direi quasi necessario a questa stessa trasmissione, a questa stessa serie di trasmissioni. Anzi, suggerisco alla casa editrice per la prossima edizione di fare un cofanetto in cui insieme al libro ci sono anche le puntate di questa trasmissione. Allora, Umberto è stato già allora uno dei pochi intellettuali italiani che ha guardato la televisione. Sappiamo che ha iniziato la sua carriera proprio in televisione e che ne ha fatto un'occasione di studio, di ricerca. Forse l'altro intellettuale italiano che nel 1973 guardava ancora la televisione, a parte quelli, diciamo, della scuola milanese, tipo Bettettini, che poi si erano specializzati, forse era Alberto Abruzzese. E comunque con De Mauro sicuramente ne riconosceva il ruolo, lo dice anche nella trasmissione, il ruolo e l'importanza per la diffusione dell'italiano presso la popolazione, ma Umberto aveva scritto, penso, su tutti gli argomenti che troviamo in queste trasmissioni. In particolare nelle fasi dal 56 al 73, che per l'appunto Marrone distingue in questa lunga cavalcata di testi di Umberto, quindi la prima fase estetico-sociologica, in cui ecco, mette in relazione i problemi estetici, per esempio della ripresa diretta con una definizione sociologica della televisione,
una seconda fase chiamata semiologica, in cui dal 1965 al 68 si approfondisce il ruolo del pubblico tra analisi comunicativa del messaggio e interpretazione sociologica dell'effettiva ricezione. Penso che questo sarà tema su cui interverrà soprattutto Tiziana, e la fase critico-ideologica del 1968 al 1973, quindi la critica dell'ideologia della cultura di massa, che porta all'ipotesi pratica di una guerriglia semiologica. Poi magari su questo torniamo un attimo. Quindi direi che sicuramente, almeno fino agli anni 70, e compreso quindi questa, cioè il periodo in cui viene prodotta questa trasmissione, ecco, era molto interessato alla televisione e alle questioni che poneva. E d'altra parte anche Fabbri, che credo non abbia mai guardato la televisione, sicuramente non la guardava nel 1973, non la guardavo neanche io, perché ero, diciamo, sulla soglia, ero subito dopo l'adolescenza, e quindi era un periodo in cui la televisione non si guardava, se non per dire che le notizie erano falsificate dal capitalismo, e quindi tutto era ideologico e negativo. E comunque nel 73 vi ricordo che Fabbri pubblica Le comunicazioni di massa in Italia, Lo sguardo semiotico e il malocchio della sociologia, che i sociologi non gli hanno e non ci hanno mai perdonato. E dunque questa, e con Eco, mi sembra un paio di anni fa, pubblica il fondamentale testo sulla differenza dei codici fra chi appunto produce e chi legge o assiste a uno spettacolo. Quindi queste puntate sono un ottimo esempio di quella TV pedagogica a cui Eco, ma anche De Mauro, erano profondamente legati, cioè l'idea che il ruolo della televisione potesse essere un ruolo importante da un lato nel diffondere la lingua italiana, ma dall'altro anche nella acculturare una popolazione che aveva bisogno di essere acculturata. Poi questa idea della TV pedagogica, come dicevo, sarà corretta dalla guerriglia semiologica, cioè verrà data molto più enfasi alla possibilità di rileggere i messaggi diciamo trasmessi dalla televisione e riformularli, un tema appunto che da un lato in qualche modo preannunciava poi la riflessione di Desserteaux sulla possibilità appunto di non essere appunto solo prede dei messaggi prodotti da chi lo può fare, ma anche di poterli appunto riorientare, ma anche un tema che abbiamo ripreso recentemente proprio al Centro di Scienze Semiotiche di Urbino, con un seminario condotto da Paolucci proprio sulla necessità forse di riprendere questo concetto, ma dopo magari nella discussione diciamo qualcosa. Però io penso che in questo momento, cioè nel momento della produzione di questa serie di puntate, il modello fondamentale che aveva in mente Eco insieme a De Mauro era quello di una previsione pedagogica. E devo dire che guardandola oggi emerge l'importanza e la modernità di questa trasmissione, che richiese un grande investimento intellettuale e produttivo. È stato detto che i testi furono rivisti da Enzo Siciliano, il regista Piero Nelli sarà stato un regista di
documentari storici, però dà prova di una grande modernità nel lavoro di montaggio, ad esempio. Ecco, richiamerei l'importanza anche di questa rivisitazione. Ora, noi abbiamo visto insieme solo proprio le battute iniziali e probabilmente anche voi sarete stati colpiti dalla differenza abissale che c'è tra la presenza, la comunicazione di De Mauro e queste immagini del 1973 che sembrano appartenere a un passato, direi, primordiale. Dunque, ho detto che De Mauro si pone come traduttore perché effettivamente c'è la necessità di una traduzione, cioè i testi mediali hanno una capacità di invecchiamento mostruoso. Ecco, in questo caso l'invecchiamento è più legato proprio al livello dell'espressione, nel senso che ovviamente il bianco e nero, anche molto smangiato, eccetera, dà l'impressione che si parli della preistoria, mentre volevo fare un esercizio da brava allieva Echiana di enciclopedia. Nel 1973, a parte che noi c'eravamo, perché dice 1973 c'eravamo, e comunque non so, per dirvi, sono andata su Wikipedia a vedere che cosa succedeva. Nelle Hawaii viene trasmesso il concerto di Elvis Presley, Aloha from Hawaii. È il primo concerto della storia della TV a essere trasmesso in tutto il mondo via satellite. Poi a Londra viene pubblicato dai Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Il premio Oscar del cinema del 1973 è quello del Padrino. A New York viene inaugurato il complesso del World Trade Center e Martin Cooper effettua la prima telefonata con un telefono cellulare portatile e cose varie, ad esempio lo scandalo Watergate, i colonnelli in Grecia, l'esplosione di 19 bombe, il Bloody Friday a Belfast. Viene lanciata l'undicesima sonda verso Marte. E a Stoccolma un tentativo di rapina alla banca da origine al cosiddetto sintagma, la sindrome di Stoccolma. In settembre un golpe in Cile e il 17 dicembre un gruppo di terroristi palestinesi attacca un aereo della Panama all'aeroporto di Fiumicino provocando 30 vittime. Quindi, come dire, non è preistoria. La dimensione tecnologica, ho fatto apposta questi esperimenti dei viaggi spaziali, dell'uso del cellulare, del concerto trasmesso Urbit et Orbi, era fortemente presente. E quindi ti pregherei di far vedere l'inizio della puntata su cui mi soffermerei ancora un momento, che è l'ultima puntata che secondo me è stata proprio concepita interamente da Umberto Eco, almeno nella prima parte, che si intitola I linguaggi separati. Vado. Vai. Una puntata che fa raccontare, siamo arrivati alla lingua degli italiani di oggi, la lingua di una società di massa, la lingua dell'Italia industriale. La lingua degli italiani, quinta puntata, uno prima, con l'avvento della Repubblica e con i mutamenti che avvengono nel quadro di questo evento, mutamenti della società, della vita economica, culturale,
che vengono con questo appuntamento e per questo appuntamento, la realtà linguistica italiana comincia a cambiare. Vediamo oggi, Cerenza, che ci sono alcuni fattori importanti di questo cambiamento. Mi sembra che possiamo indicarne tre. Il primo, la grande migrazione interna, che porta enormi quantità di popolazione dalle aree contadine alle grandi città e complessivamente dal sud verso il nord del paese, mettendo a contatto popolazioni di dialetto diverso che saranno da queste spinte a cercare di capirsi. Il calabrese che arriva a Torino pone un problema al torinese e pone un problema a se stesso. Bisogna trovare un terreno di intesa alla catena di montaggio nel negozio e nella vita sociale. Il livello di istruzione scolastica. Gran parte delle trasmissioni televisive è fatto ignorando qual è la realtà linguistica e anche culturale complessiva degli spettatori a cui ci si dovrebbe rivolgere. Quindi ci sono fenomeni di reazione, di ripulsa, di rifiuto. Nello stesso tempo è difficile non vedere l'enorme effetto che questo ha avuto. L'Italia per i paesi che coloro che la operano stanno cercando. Nel primo e mondo paese del sud arrivano film che si proiettano in prima visione a Roma e a Milano. La televisione rivolge a tutti gli stessi discorsi. Tanto ottimismo è confortabile, infatti? Oppure la realtà sociale della società di massa è più complessa di quello che si crede? Mettere il demonio non è chi. Come lo spiegherà? Che pensiamo solo? A Pietra Galla, un piccolo paese della Basilicata, in provincia di Potenza, abbiamo proiettato la notte di Michelangelo Leoni. E interrogato gli spettatori. L'esperimento sembrerebbe suggerire che la realtà italiana è ancora culturalmente ferma a 50 anni fa. Non si è ancora realizzato nelle zone più abbandonate del nostro paese. Tanto niente in me, per me da tu, vorrei per esempio fare una spiegazione sulla storia della nostra azienda, che dovrei spiegare per te. La notte è uno dei film più complessi e importanti della nostra cinematografia. È un film che mette a fuoco i problemi della profezia italiana delle grandi città, illustrando il caso di un intellettuale che vorrebbe mantenersi libero di fronte al potere del denaro. Le immagini del film che a Torino, a Roma, a Milano hanno provocato riflessioni, pensamenti. A Pietragalla si catenano un rifiuto di vizio, indiscriminato, come se gli attori parlassero un'altra lingua e le immagini finissero da un altro tempo. Ed è un film che insegna qualche cosa, no? Ecco, era interessante questo punto, perché intanto era interessante sottolineare i piani di enunciazione di questo testo, in cui appunto abbiamo visto che c'è l'enunciatore nuovo, che è il narratore, che è nel 2015 De Mauro, ma all'interno della trasmissione c'è anche un'enunciazione enunciata esplicita. Il narratore, diciamo, del 1973 dice: abbiamo fatto un esperimento, quindi è chiaro che c'era anche una dimensione
una dimensione sperimentale nella produzione di... e ovviamente tutti voi avrete pensato all'esperimento Vaduz che aveva fatto Umberto, però nel 1974 l'aveva era stato commissionato dalla RAI all'Istituto Gemelli e era la produzione di un quarto d'ora di trasmissione che raccontava di una ipotetica rivoluzione appunto avvenuta a Vaduz che non si era tenuta. Qui c'era chiaramente una citazione da parte di Umberto a il celebre esperimento radiofonico. E erano tre modi diversi di presentare lo stesso fatto. Quindi nel 1974, quindi qui siamo ancora prima, di nuovo abbiamo uno esperimento di fare vedere a un pubblico effettivamente di un paesino della Basilicata La notte, che come sapete è uno dei grandi testi su cui si sofferma, dei grandi testi cinematografici su cui si sofferma Umberto Eco come esempio di opera aperta. E quindi è chiaro che c'è la sua mano. E a mio avviso è interessante vedere che queste trasmissioni da un lato sono molto moderne, cioè sul piano sul piano dell'espressione, il montaggio molto serrato, non abbiamo avuto tempo di vedere, ma c'è proprio un gioco di montaggio fra le rotative, cioè per dare l'idea della modernità avanzata, un po' le cose anche che avevo citato di cosa succedeva nel 1973, e dall'altra c'è questa visione della popolazione italiana, ovviamente, no, con questa forte divisione nord-sud che torna durante tutto il documentario, che veramente non ci sembrano delle persone del 1973, ma delle persone molto più antiche, anzi con la Vitti in primo piano e le loro facce, c'è proprio, sembra una citazione di Barthes fra i visi e le facce, i volti e le facce. E a questo volevo appunto sottolineare che la preoccupazione di Eco in questa fase era che cosa? Era quella di chiedersi che cosa poteva recepire il pubblico generalista di trasmissioni di vari livelli, e quindi mentre, come dicevo, utilizza sul piano dell'espressione dei mezzi estremamente sofisticati per l'epoca, perché se togliamo bianco e nero e usiamo le stesse cose per fare un montaggio oggi, avremmo dei risultati molto simili. E d'altra parte il problema era come possiamo trasmettere dei saperi a un pubblico non acculturato se non insegniamo anche e prioritariamente a comprenderne il linguaggio. E a questo proposito c'è nella raccolta di testi sulla televisione, per esempio, un breve testo che si intitola Parola e immagine in televisione. È una relazione alla tavola rotonda su parole, immagini e televisione tenutosi a Venezia nel 71, in cui si citano dei personaggi incredibili che evidentemente erano lì presente, Lazarsfeld, Merton e così via, in cui appunto Umberto si poneva il problema della relazione fra parola e immagine, che qui in questo documentario viene ampiamente, come dire, giocata. Perché non c'è un livello, diciamo, di denotativo da parte del testo pronunciato, del testo
raccontato con le immagini, ma c'è molto spesso un gioco dei due, che ai tempi si chiamavano codici, il codice visivo e il codice verbale, che vanno ciascuno abbastanza per conto proprio e quindi presuppongono una grande capacità di costruire connessioni e anche una grande capacità di riconoscimento. Io ho provato a fare lo stesso esperimento con i miei studenti. A un certo punto c'è Nina che canta parole, parole, parole. Con chi lo canta? Vediamo se ve lo ricordate. Con Alberto Lupo. Allora, Mina, ancora sono riusciti a identificarlo, ma Alberto Lupo proprio non l'avevano più sentito nominare. Questo per dire che da un lato sicuramente verso il passato c'era un problema di comprensione dei riferimenti di una zona come poteva essere quella del nord del paese più mediatizzata, ma c'è un problema comunque anche verso il futuro, nel senso che i riferimenti che venivano proposti oggi sono del tutto ermetici per la maggior parte dei giovani che possono guardare questo documentario. E quindi mi sembra molto interessante segnalare che, mentre appunto che il problema che si poneva, ecco, era appunto proprio riguardava non solo la trasmissione di contenuti, ma la trasmissione della comprensione del funzionamento dei linguaggi, e in particolare del funzionamento di un linguaggio come quello televisivo, che ripeto, nel 1973 era già molto avanzato, ad esempio per quanto riguarda la relazione parola-immagine. Ho ancora pochi secondi? Bene, questo era un punto. L'altro punto su cui volevo solo accennare, cioè il tema della lingua, che anche nella riedizione sembra essere il topic principale della trasmissione, forse non lo è del tutto. E ad ogni modo il plot narrativo generale sarebbe che l'acquisizione dell'italiano era una condizio sine qua non solo anche della costituzione politica della nazione italiana. Senza una lingua comune le genti non si capiscono fra di loro, le loro semiosfere sono troppo limitate, chiuse, arretrate e così via. E però allo stesso tempo questa trasmissione è la testimonianza di un errore marchiano che fu fatto, cioè di radere al suolo la conoscenza dei dialetti, che invece oggi tutti i linguisti riconoscono come un patrimonio straordinario, ma su questo penso che tornerà anche a Francesco. E quindi sì, ci sono dei passaggi. Ecco, la volta scorsa è stato notato che questa riedizione ha tagliato molto, per cui a un certo punto non si capisce bene, in particolare in questa puntata sui linguaggi separati, un passaggio che a un certo punto introduce il tema nuovamente degli apocalittici e degli integrati, non più tanto rivolto all'avvento della comunicazione di massa, ma rivolto al tipo di lingua che le scuole propagano o difendono. Sapete che appunto la scuola fu uno dei luoghi dove il dialetto fu demonizzato. Io, siccome l'altra volta tutti hanno fatto delle esperienze personali, la faccio anch'io. Quando mi sono trasferita da Cremona, dove frequentavo una scuola montessoriana tutta plastificata, a Castelfranco Veneto, dove invece i banchi erano ancora di legno e la maestra aveva un grembiule nero,
Di colpo passai da avere 7 in italiano a avere 10 perché parlavo italiano mentre le mie compagne parlavano, facevano fatica, parlavano ancora un po' il dialetto. Ecco, quindi c'è questo tema anche della lingua che viene, che, certo, la lingua italiana è stata una necessità, ma al tempo stesso diventa la lingua del potere, quindi c'è anche la puntata su Mussolini, eccetera, eccetera. E in questa puntata, in particolare questa qui dei linguaggi separati, si finisce su questo dibattito apocalittici integrati, lingua aulica, lingua della vita, lingua, dice De Mauro, linguaggio delle cose, richiamando una linea che nella cultura italiana sarebbe stata sacrificata, che è la linea, diciamo, di possiamo far risalire a Galileo, e quindi l'importanza della lingua cosiddetta meccanica contro la lingua letteraria alta. E questo mi piaceva ricordarlo anche perché è un passaggio che Paolo Fabbri sottolinea molto nella sua intervista a Pino Donghi nel libro Rigore e Immaginazione, quando appunto parla dell'arretratezza, diciamo, della cultura italiana alta questa volta, proprio riferendosi a Calvino, e a Calvino che sosteneva molto la rilettura di Galileo come uno dei motivi per cui anche la semiotica e il linguaggio formale, eccetera, che essa porta con sé, hanno avuto una notevole difficoltà a affermarsi appunto nella cultura quotidiana. Quindi mi sembra che queste trasmissioni erano molto più complesse di quanto non sembri a un primo sguardo, e portavano anche dei temi critici notevoli, mentre forse, diciamo, questa riedizione, questa titolazione sembrano un po' ridurre la questione al fatto che prima gli italiani non sapevano l'italiano e poi invece anche grazie alla televisione se ne sono appropriati. Spero di non essere stata troppo confusa, ma è stata colpa delle mie amiche che mi hanno portato al ristorante prima di questo incontro. Grazie per ora. Grazie Isabella, effettivamente adesso anche la tua esperienza è stata in linea con quanto abbiamo un po' sperimentato tutti. Io poi, venendo, i miei genitori sono di un paese del sud, e quindi persone come quelle intervistate dopo la proiezione della notte le ho conosciute, erano anche i miei parenti, i miei nonni, i miei... Qui sono, per me è stato un tuffo nel passato, anche in una parte del mio passato familiare molto molto intenso, devo dire. Per cui sono contento che questi temi vengano fuori. Tiziana, migliore a te, la parola. Sì, grazie. Sì. Intanto, vabbè, volevo dire semplicemente che mi fa un certo effetto essere qui, perché l'ultima volta che ero qui era con Paolo, proprio a proposito di parlare, leggere e scrivere, quindi c'è un momento bello anche perché siamo riusciti a realizzare un progetto a cui lui teneva molto, e questo è importante. E, appunto, sì, io appunto vorrei osservare da un lato che l'istituzione abbiamo attraverso parlare, leggere e scrivere, sia a livello verbale che visivo, dell'analfabeta o degli analfabeti dell'epoca. Voce individuale, voce corale, singolare e plurale si alternano molto nel discorso del programma, con effetti cognitivi e patemici diversi. Dall'altro, che immagine viene fuori dei pubblici della trasmissione, prefigurati e configurati dalla testualità delle puntate, ma anche, come abbiamo visto appunto prima,
prima mi ha mostrato Isabella, ma anche rifigurati nell'epitesto mediatico dell'epoca. L'oggetto di valore di lingua italiana, i soggetti da essa disgiunti, che sono le masse degli analfabeti, e i mandanti del sapere, giornalisti, voce narrante, sono infatti incassati narrativamente nella cornice cognitiva del rapporto fra il destinante, che è questo documentario puntate, e i destinatari pubblico. Al convegno di Palermo, Forme della serialità oggi e ieri, che è uno degli ultimi suoi interventi, Fabbri sollecitava un'analisi dei dintorni del testo, ricorrendo al sistema delle parentele testuali, para, perie, tipo, di genetica. Parlare, leggere e scrivere offre l'opportunità di accogliere questo biglietto di invito, che qui è uno strumento metodologico per affrontare la questione del pubblico, tema di cui mi sono occupata nel numero di Versus in uscita dedicato a Fabbri e curato da Marrone, cioè l'interesse condiviso negli anni 60 dal gruppo di ricerca avanzata sulla televisione, Fabbri Giglioli, Franco Lumachi, Giulio Seppini e Gilberto Tinacci Mannelli, per il rapporto comunicativo che si instaura con gli spettatori, dato che, cito dalla loro ricerca contenuta negli scritti per una indagine semiologica del messaggio TV, del messaggio televisivo, la vera battaglia dei significati si combatte sul polo della ricezione. Cito, quando io trasmetto un messaggio, cosa ricevono effettivamente individui diversi in situazioni diverse? Lo stesso messaggio, un altro affine, uno completamente diverso? Una preoccupazione, che effetti avranno questi messaggi, ricorrente perfino all'interno delle puntate, accennavo questo prima Isabella, rispetto per esempio sia ad Annunzio, chi sono i suoi destinatari, ci si chiede nella puntata sul vero e sul falso, non certo i braccianti in trincea, oppure con l'esperimento di proiezione della notte di Antonioni in un paesino della Basilicata. Una delle maggiori curiosità che avevano spinto Fabbri a curarsi di parlare, leggere e scrivere, prima con l'acquisizione dei filmati dalla RAI per il Centro di Urbino, poi con la proposta di una serie di seminari qui con Bologna, è relativa a livello meta proprio ai modi di ricezione del programma. Che effetto di senso avrà avuto per raccontare la retratezza dell'epoca la ricostruzione della tarantata o il peraltro formidabile montaggio parallelo tra fotogrammi di corti rinascimentali al suono della cetra e scene di un carretto siciliano al suono del marranzano. Parlare, leggere e scrivere funziona come un testo che si intreccia molto bene sia con opera aperta sia con gli scritti sulla televisione. Vale qui la regola tipica della produzione di eco per cui teoria e narrazione si nutrono a vicenda. Wittgenstein alla mente, ciò che non si può dire nella teoria si mostra da sé, o che si è detto altrimenti nella teoria, si mostra da sé nella narrazione. Ora, 7 anni prima del Nome della Rosa, ci troviamo di fronte a un romanzo sceneggiato, e questa è la definizione di genere scelta dagli autori per il programma, ispirata al Manzoni, a cui si ritorna molto spesso nelle puntate, come strumento di conoscenza dei problemi del paese, da cui è possibile disimplicare valori e ideologie, posizioni sul potere dei media e della traduzione, sulla retorica, sul rapporto tra realtà e finzione. Anche se chiaramente fa mischiato con la concezione di De Mauro, quindi bisogna anche tenere conto di queste due voci, che non sono poi due, c'è anche Enzo Siciliano che contribuisce alla sceneggiatura, però comunque abbiamo anche qui una sorta di tesoretto, giustamente diceva Isabella, da affiancare per una prossima riedizione sulla televisione, su cui lavorare per capire anche, estraendole da questo tipo di testo, molte cose di eco che possono essere quindi approfondite. Parlare, leggere e scrivere è il più straordinario caso di servizio pubblico per la valorizzazione della lingua italiana della televisione, bisogna dirlo, reso tale sia dagli investimenti economici profusi, sia dalle professionalità coinvolte. Da guardare e riguardare per imparare come eravamo e come ci siamo trasformati. Emerge una complessità anche stilistica, frutto di un impegno durato anni, per un prodotto di divulgazione culturale anomalo all'epoca.
Infatti qui la forma del contenuto documentario si manifesta nelle forme espressive e nelle fattezze di un romanzo sceneggiato o teleromanzo, genere di successo popolare negli anni 70, consistente nella trasposizione televisiva a puntate di un testo letterario. Per la prima volta c'è un reportage, va in onda serializzato in orizzontale lungo l'arco di 5 prime serate sul canale nazionale. Ne parla Cecilia Penati in un capitolo di Storia e Culture della televisione di Aldo Grasso dedicato alla trasmissione. Certamente su questo aspetto di uso del medium torneranno i colleghi il 28 novembre. Banalmente lo sottolineo perché questa piega che si fa prendere al documentario è una strategia comunicativa ovviamente utile ad avvicinare i pubblici affezionati e abituati alla struttura, alla suspense del teleromanzo. La stessa ibridazione di materiali eterogenei, sequenze di film, filmati di inchiesta sul campo, ricostruzioni di episodi storici o letterari prodotti per l'occasione, immagini di repertorio, dipinti e foto d'epoca, citazioni in sovrimpressione, è sperimentale per i cambi della divulgazione del tempo, pur mantenendo la costante, anche nel tono discorsivo, dell'apologo dimostrativo e dell'esempio. Storicamente negli anni 70 la televisione è in una fase teorica riflessiva, ormai lontana dagli intenti pedagogici degli inizi. Eppure qui, mista con il ripensamento creativo dei generi e dei materiali, perdura l'idea della televisione come strumento politico di educazione delle masse, quindi l'intento pedagogico è ancora fortissimo, che risveglia le coscienze e spinge la promozione della scolarizzazione e dell'uguaglianza sociale. La battaglia per la lingua come militanza è al cuore della trasmissione, lo dice anche Penati molto bene. Sicché parlare, leggere e scrivere finisce per essere il programma che istituzionalizza la TV nel sistema dei media, mentre è per il fatto di istituzionalizzare l'italiano come lingua nazionale comune in Italia, appunto Isabella diceva prima, è anche un modo per far comprendere il funzionamento dei nuovi media e della televisione in particolare. L'alfabetizzazione delle masse all'italiano raccontata nel programma si traduce così a livello enunciazionale in un'alfabetizzazione del pubblico al linguaggio televisivo e alla cultura, ma con la C maiuscola. E qui sorgono i problemi, perché pur in buona fede e ispirato da un intento lodevole di determinazione dell'esistenza, della loro esistenza, il programma costruisce gli analfabeti come un loro, tra virgolette, un essere altro, diverso se non alieno, rispetto a noi che usiamo le parole giuste, parliamo abitualmente l'italiano, e si fonda sull'assioma, oggi forse discutibile, per cui lingua italiana uguale cultura. Solo la conoscenza della lingua italiana garantisce cultura e parità sociale. All'industrializzazione al sud come condizione per questa parità però si accenna poco, come se fosse inevitabile, scontato per progredire, seguire la direzione sud-nord. L'analfabeta è un'etichetta di connotazione dell'altro. Possiamo vedere le scene. Aspetta che condivido. Vuoi vedere il straniero in patria. Ah, straniero in patria. L'inizio. Cioè, continuo esatto, quello che abbiamo... Sono gli stessi, però li hanno messi in un altro. Ecco, questo avevamo sì, visto sì. L'inizio... Continua da qui, sì. Continua da qui. Date sono state elaborate. No, questo... Vai avanti. Sì. Molto... So che vado un po' a caso. La parte sulle interviste, sì. Ma questa è la Taranta. No, no, questo no. È il primo. La stazione di Milano. La lingua italiana, mi ha detto il mio lavoro, è un'altra cosa. È roba di è una lingua non solo difficile da parlare, ma se la parli male, ti distingui nel confronto con chi la parla, come un diverso. La diversità rischia di combinarsi in un detto da cui è difficile uscire. Non è soltanto questione di parole o di buona grammatica, ma di pronuncia. Per cominciare, se pronunci male l'italiano, non potrei essere considerato un cittadino di prima categoria. Da dove vieni?
Siete Cecilia? Di paese? Siete Maria? Sì. Lei legge giornali? No, non legge. Perché non legge giornali? Siete una probetta. Lei legge giornali? Tutta contenta di essere una probetta. Mi sa lei? Lei ha ragione. No, allora io. Quindi, mi sono una probetta. Dalla Puglia, dalla Lucania, dalla Campania, dagli Abruzzi a Milano. Lo straniero in patria, con il sospetto che la patria coincida con il nord, se cito le città stesse, lì sono scuole quotidiane. La telecamera si avvicina all'emigrato in modo invasivo e cercando lo sguardo in macchina, con domande insistenti di lettura e comprensione. Si parla così in Puglia, ma questa lingua degli italiani esiste? E qual è la lingua italiana? Per mostrarne dal vivo l'ignoranza e quindi l'insufficienza. Da cui la resa, torno a ripeterlo, non ho studiato, è l'autodisamina dell'analfabeta progredito, ero zero completo. L'effetto patemico oscilla tra la comprensione e il disprezzo. Cito da stranieri in patria, ci troviamo in mezzo a un gruppo di immigrati meridionali. La condizione culturale di quest'uomo è evidente nelle parole che adopera e nell'accento con cui le pronuncia. Fine citazione della voce narrante. Un giudizio spietato sulla sua forma di vita, stigmatizzante del mondo da cui proviene e che fa sentire il suo passato e l'incarnazione del ruolo tematico dell'analfabeta come una piaga, una colpa, qualcosa di cui vergognarsi. Si sa e si esplicita il fatto che i dialetti e le tradizioni contadine sono un valore per gli analfabeti e danno loro identità umana. Dei De Mauro in primis lo specifica in Storia Linguistica dell'Italia Unita, che è un contesto essenziale per cogliere il senso del programma. Ma l'apprendimento della lingua italiana, chiaramente una grande conquista, risulta inconciliabile con queste tradizioni, che, cito di nuovo, dovranno restare fuori dalla porta oltre la quale c'è il benessere e la tranquillità economica. Fine citazione. I dialetti possono convivere con l'italiano, ma restano disforici, sinonimo di sottosviluppo. Pur stando dalla parte dei vinti della storia, e questo è un grande merito che si deve riconoscere loro, mettendoci anche nei panni di quell'epoca e quindi dello sforzo che è stato fatto per dare loro intanto esistenza, per farli conoscere al pubblico, si menziona Gramsci e lo spezzare il pane per il popolo, e presentandoli come incompresi, si dà loro voce ma mantenendo un punto di vista onnisciente dall'alto, fino a scadere paradossalmente in un'ignoranza alla rovescia, per cui la Taranta diventa pittoresco scongiuro, superstizione arcaica, costumanza ingenua, versus la razionalità dell'italiano. Forse su questo tornerà Francesco. Cito, nessuno gli ha mai insegnato a risolvere l'angoscia in parole invece che nel gesto del grido. La focalizzazione zero fa sì che la semiosfera degli analfabeti appaia un mondo a sé stante, come se nessuno del nugolo di enunciatori, mandanti, voci narranti del programma avesse parentele o contatti con realtà contadine.
Costantino, sì. Quindi onore e merito di avere raccontato la storia dei modi diversi di cui parliamo, ma il programma narrativo di Parlare, Leggere e Scrivere, in cui la lingua italiana è il fattore dell'unificazione nazionale, ha un effetto di senso non previsto e non voluto certamente, che è il consolidamento di uno stereotipo. Non vi rientra per esempio il contadino veneto, alternativa possibile, forse ancora più credibile, dato che ancora oggi parla tranquillamente solo il dialetto, conosce poco l'italiano ma senza mortificarsi. Chiediamoci come mai. Vengo al secondo punto del mio intervento, ovvero il simulacro dello spettatore che emerge da Parlare, Leggere e Scrivere e se è come questo simulacro dialoghi con le reazioni del pubblico all'indomani della messa in onda. A livello discorsivo il programma presuppone a priori un pubblico che conosce l'italiano ma che è del tutto all'oscuro sia della sua storia sia dei suoi sia dei dialetti, tanto da subire un impatto brusco con un aspetto della nostra realtà. Quindi è come se lo spettatore non sapesse nulla della condizione degli immigrati, in qualche modo si parte da zero nel racconto della loro vita. Il primo incontro è con gli immigrati, gli stranieri in patria, che si autodefiniscono e vengono definiti analfabeti. Nel dettato della seconda puntata scriveranno ripetutamente di esserlo e di vivere, cioè il maestro che gli fa continuamente scrivere che loro sono analfabeti e che vivono nel grigio dell'ignoranza. Subito dopo la voce narrante passa al tu e formula un avvertimento all'enunciatario, mentre scorrono in sequenza ancora scelte un'immagine di meridionali affaticati dal viaggio, carichi di borse mal vestite. Quindi un avvertimento al destinatario. Se parli male l'italiano, ti distingui nel confronto con chi lo parla come un diverso e la diversità rischia di confinarti in un ghetto da cui è difficile uscire. Se lo pronunci male non potrai essere considerato un cittadino di prima categoria, abbiamo visto poco fa. Comincia poi un elogio dell'italiano come lingua che permette il riscatto sociale, la comunicabilità, testimoniato dalle difficoltà di comprensione, anche foriere di morte, negli episodi storici di Custoza. Si forniscono al pubblico anche dati oggettivi e numeri, uno fra tutti, si fa anche un uso di elementi quantitativi per raccontare l'analfabetismo. Primo fra tutti che fino a 100 anni fa per il 98% degli italiani la lingua ufficiale era una lingua straniera, ma poi la situazione si evolve, questo diciamo, arriva così cronologicamente fino agli anni 70, al nord e non al sud, e stranieri diventano le persone che non la parlano, non più la lingua. I quotidiani del tempo prolungano la missione del programma con interpretazioni corrette e riconoscimenti dell'impresa tentata. Sì, ce l'ha. La 4, sì. Questo addirittura è stato poi inserito nella riedizione, questo articolo di Penza del Radio Corriere TV, e la 4 anche è un articolo, quella successiva, Viaggio nella lingua italiana. Aspetta, questo qui. Sì, anche qui si fa una rilettura del programma riconoscendo i meriti di avere raccontato la necessità dell'alfabetizzazione delle masse, i passi avanti che si sono compiuti, il ruolo della televisione in tutto questo. In alcuni articoli però si insinua il dubbio che l'alfabetizzazione televisiva abbia avuto per contraccolpo la cancellazione dei dialetti e delle culture dei territori e che la politica scolastica sia un risvolto odioso della modernizzazione forzata e del conformismo che ci vuole tutti con identici comportamenti e risposte. Nella rubrica contro canale dell'unità, ancora avanti ancora, si esalta la funzione della canzone cronaca extradiegetica che accompagna il viaggio dei meridionali, si dice forse sarebbe stato utile metterla in rilievo, un suggerimento per Lucio Spaziante nel prossimo incontro, e si ricorda che la barriera linguistica però, se l'unità, non è la causa principale dell'oppressione di classe, la quale esiste anche in quei paesi dove la borghesia è riuscita a creare una lingua nazionale e a diffonderla a livello di massa. Sulla stampa
si distinguono i trafiletti di BZ, non sono riuscita a decifrare chi sia il giornalista, che mette in tensione parlare, leggere e scrivere con altre offerte del palinsesto e pur rassicurando sulla presa perfino spettacolare, profonda, ma brillante di questo simbolo del programma, indossa più riprese, il giornalista indossa più riprese i panni dello spettatore in fuga davanti a quella che potrebbe sembrare una pedante e barbosissima lezione di linguistica. Cito, prosegue la trasmissione, speriamo che qualcuno la veda. E ancora, quanti spettatori avrà fatto scappare il titolo minacciosamente aido, parlare, leggere, scrivere, quasi appunto con questa capacità di previsione degli eventi funesta che hanno spesso i giornalisti. Era un programma che si rivolgeva a tutti, che era comprensibile a tutti? No, può destare un qualche sconcerto, non è sempre comodo, il pubblico di media preparazione avrà stentato a saltare da un'epoca all'altra, da un fatto all'altro, il pubblico non preparato avrà ricevuto il messaggio solo di quando in quando, a spazi e sussulti, avrà percepito in senso lato, avrà intuito e poi sarà andato a cercare il film. In BZ il pubblico ha insomma una scarsa capacità di concentrazione e resistenza, il tutto preceduto nel pezzo che annuncia la prima puntata, vai avanti uno, vai ancora avanti, da uno scetticismo di fondo perché poi di fatto anche gli attori si divertono a recitare in dialetto. E qui in questa pagina è molto curioso perché c'è questo articolo su uno spettacolo teatrale trasmesso in TV, gli attori si divertono a recitare in dialetto, e poi in fondo, dove vedete giallo, c'è l'annuncio della prima puntata del programma che va in onda sulla lingua, guarda caso, sulla lingua nazionale. Quindi i dialetti vengono in qualche modo anteposti alla volontà far prevalere giustamente un'unica lingua per l'intero territorio. Fa pensare, e non si tratta purtroppo di una decodifica aberrante, la lettura della spedizione di Pisacane restituita con l'immagine, sempre bizzetta in uno di questi articoli, di una donna bruttita e cenciosa che si esprimeva in un dialetto incomprensibile e dimostrava ostilità nei confronti degli stranieri. Appunto, l'effetto di senso che spesso ne deriva, ne derivato, è stato quello della o compassione oppure del disprezzo per quella misera gente. Non parla loro D'Annunzio, con i suoi slogan da palcoscenico, e di cui nella puntata sul vero e falso, che forse è la più toccante e la più bella, è ferma la condanna per le consegne letterarie dall'estatico ascolto al fascismo, e non parla loro La notte di Antonioni. Anzi, il pubblico interrogato non solo non ne completa l'interpretazione, come auspicava Eco in Opera Aperta, ma reagisce con riluttanza, generando un effetto boomerang, per cui ormai parlano italiano, ma le lingue restano diverse. Cosa hai capito? Niente, non è né male né bene, comunque non è importante per noi, non mi insegna niente, non mi serve questo insegnamento, ci aspettavamo un film comico, non un film che insegna a vivere, perché qui c'è un altro vivere. Non abbiamo le industrie. È così che si conclude il pezzo. Questo effetto boomerang è un tipo di reazione interessante, per cui con l'effetto boomerang il messaggio torna alla fonte, e forse un tipo di reazione su cui bisognerebbe riflettere di più, accanto appunto all'interpretazione, all'uso, al consumo e alla decodifica aberrante. Grazie, ho finito. Grazie. Grazie Tiziana. E adesso darei la parola a Francesco, che ci parla da Harvard, e insomma hai tutto il tempo che vuoi, perché siamo in tempo. Perfetto, vai pure.
Grazie, grazie mille Costantino, grazie alla Scuola Superiore di Studi Umanistici per questa serie di incontri, per avermi invitato, grazie chiaramente anche al Centro Internazionale di Scienze Semiotiche di Urbino, presieduto da Gianfranco Marrone, a Isabella che fortemente ha voluto che fossi coinvolto anche se da distante. E, inizio, mi sentite? Sì? Sento un ritorno? Ok. Inizio anche io ripartendo da questa testualità densa che in maniera molto, anche molto dettagliata ha già iniziato ad esplorare Tiziana, e infatti sono molto contento che alcune cose che andrò a dire di fatto confermano uno sguardo comune, una percezione di questa testualità insomma condivisa. E mi pare infatti che il primo elemento che è importante sottolineare è questa rappresentazione dei dialettofoni, dei parlanti del dialetto, come brutti, sporchi e infelici. Quasi una sorta di costruzione di questi tristi meridioni, mi verrebbe da dire. E una costruzione che, lo diceva già Tiziana, evidentemente nelle intenzioni vuole costruire una posizione di soggettività che dovrebbe sentirsi toccata e mossa a individuare chi sono i suoi antisoggetti, chi è che li ha posti in questa condizione di infelicità, che poi è anche una posizione di povertà e anche in certi casi, come per esempio nel caso del rito della Taranta, una posizione quasi di inconsapevolezza di sé. Quasi veramente una costruzione classica del selvaggio. Di chi è la colpa di tutto ciò? La colpa è la classe della classe dirigente. Storicamente questa classe dirigente borghese affiancata da degli intellettuali organici al potere. C'è una storia, per così dire, che un'isotopia che corre lungo il testo, cioè che l'intellettuale in Italia avrebbe sempre avuto diciamo la propensione a mettersi dalla parte del potere. Di questo pagherebbero le conseguenze le persone comuni. Inizialmente, diciamo, per il grosso del programma, queste persone comuni sono i meridionali. Tra l'altro, proprio con una focalizzazione molto netta sulla Sicilia, la Puglia e la Calabria in particolar modo. Dopodiché gli autori stessi cercano di riarticolare questa opposizione come un'opposizione non più fra meridionali e settentrionali, ma come proletariato, diciamo, di qualunque luogo della penisola e invece la classe dirigente borghese. Che questo sia un po' il modello, diciamo, questo scontro fra soggetto e antisoggetto, di cui diceva giustamente Tiziana, la lingua, il possesso della lingua, risulta essere l'oggetto di valore conteso che sta lì in mezzo fra i due, che questo sia lo schema di costruzione della narrazione, secondo me ce lo rivela l'apologia che a un certo punto viene fatta di Renzo Tramaglino. Renzo diventa l'eroe popolare che non si fida degli intellettuali azzeccagarbugli e che di fatto contrasta un potere ingiusto che lo pone in questa posizione. Diciamo che è quasi un eroe populista, perché è un eroe anti-intellettuale, cioè una sorta di posizione che oggi ci potrebbe portare appunto a vederci dietro una posizione antipolitica in senso ampio. Del resto lo diceva anche Isabella. Era una postura comune all'epoca, quella di diffidare in generale del potere e di tutte le sue istituzioni, compresa in buona parte anche l'istituzione intellettuale. Allora, se l'intenzione è questa, tuttavia l'effetto, secondo me, e qui veramente mi fa piacere che lo abbia anticipato Tiziana, l'effetto generale però è quello di approfondire lo stigma. Cioè, più volte torna, e l'abbiamo anche sentito, questa vergogna di sé vissuta, patita dai contadini, dai dialettofoni,
e che dovrebbe essere la molla di un'azione trasformativa e che di fatto però apre, diventa il cavallo di Troia per aprire su una euforizzazione su cui poi la narrazione si conclude nell'ultima puntata, che non è soltanto quella dell'impegno sindacale e civile, l'impegno sindacale è molto centrale nella narrazione, ma diventa anche un'apologia appunto della vita metropolitana, intesa appunto come scuola, dell'industria come luogo, luogo diciamo di costruzione di rapporti sociali autentici e progressivi, e dei consumi della loro sensualità, che diventa diciamo quasi l'oggetto desiderabile, cioè dietro la lingua poi si profila ad un certo punto tutta un'altra forma di vita. Infatti vediamo alla fine, nell'ultima puntata, nelle ultime immagini, quasi questi che erano partiti brutti, sporchi e infelici, li ritroviamo che camminano lungo le strade di Milano o di Torino alla moda, in qualche modo ripuliti e contenti di sé. Questo passaggio, secondo me, ci mette davanti ad un testo. Adesso poi chiaramente può essere questa mia lettura criticabile, mi piacerebbe capire se vi ci ritrovate, però mi sembra quasi di ritrovare un po' il meccanismo che Eco aveva denunciato, ci aveva fatto vedere nei misteri di Parigi di Shu, cioè lì c'era un testo conservatore che diventava di fatto progressista perché mostrava la condizione delle masse popolari a Parigi, nei bassi fondi parigini. Poi abbiamo un testo che nelle intenzioni è progressista, che però poi nell'intenzione testuale, per così dire, quasi scava un solco appunto fra, diceva anche Tiziana, fra loro e noi, gli analfabeti e i colti. E sì, certo, si pone in una posizione di adiuvante rispetto a questi analfabeti, ma fondamentalmente dicendogli devi diventare colto come noi, e il punto di vista giusto è il nostro, e non c'è fra le due semiosfere nessun avvicinamento reale, nessuna organicità, se vogliamo ritornare ad un linguaggio diciamo ideologico dei tempi. E questo è confermato da un fatto, secondo me, insomma, importante. Intanto che non si vedono mai parlanti del dialetto colti. Non c'è mai la rappresentazione di quella parte colta. Pensate quanto nella produzione dialettale, guardate qui, uso il termine dialetto, anche se chiaramente oggi le sensibilità, oltre che il politicamente corretto, ma il politicamente corretto poco male, la nostra sensibilità intellettuale dovrebbe farci parlare di varietà linguistiche, in senso trasversale, senza distinguere fra dialetti e lingue. Ma qui parlo specificamente di dialetti, perché secondo me, anche con una certa sensibilità, e anche per evitare di mettere il piede in una trappola un po' complicata, la scelta poi dei dialettofoni che vengono rappresentati evita di toccare il tema delle minoranze linguistiche propriamente dette. Cioè qui stiamo parlando proprio di dialetti dell'italiano, di quelli che possono essere considerati dialetti dell'italiano e non invece di varietà linguistiche che già all'epoca potevano essere considerate minoranze linguistiche che cadevano ai margini, se non fuori dalla semiosfera italiana. Bene, e qua non abbiamo nessuna rappresentazione di quello strato alto, per così dire, dei parlanti del dialetto che di fatto sono intellettuali organici a quella società o comunque rappresentano una parte non così inconsapevole di sé come viene rappresentata o addirittura triste, cioè per intenderci non c'è mai una rappresentazione della festa, della poesia, della produzione poetica, se non in pochi casi che guarda caso sono riconducibili a degli interventi dialettali di marca antifascista, come per esempio nella frase dei parmensi che dicono ai fascisti non ce l'avete fatta ad entrare a Parma, o nei canti dei adesso non ricordo il termine, degli diciamo zappatori del nord, diciamo dei contadini del nord, che appunto prefigurano dei canti di tipo
di tipo impegnato. Però guarda caso sono del nord, sono chiaramente antifascisti, non c'è per esempio, che ne so, mi sarei aspettato un Eduardo De Filippo, non c'è per esempio la capacità di parlare della tradizione della commedia partenopea, per dirne una, che certo non era sconosciuta o non era distante anche dalla capacità dei nostri, di Eco, di De Mauro, di comprenderne la profondità, l'impatto e anche la capacità traduttiva di quel mondo dialettofono. E anzi, quello che si sceglie sono esempi, quando si prova ad aprire su un tema che poi vedrete diventerà centrale nella seconda parte di questa relazione, che è quello della traducibilità e quello della convivenza plurilinguistica, quando lo si introduce attraverso il melodramma o attraverso il teatro dei pupi, lo si riporta nuovamente ad una sorta quasi di falsa coscienza o comunque di esperimento che non è autentico. Si dice che è una lingua, quella che viene messa in scena nel melodramma, nel teatro dei pupi e viene praticata dai dialettofoni, non è una lingua italiana che è a contatto con la loro realtà, che è capace di aprire uno spiraglio emancipativo. Tutto questo, peraltro, davanti a questa costruzione dell'incoscienza di sé dei dialettofoni, stride con il fatto che a un certo punto, e benché, ci tengo a dirlo, ci siano dei passaggi, anche se timidi, in cui si apre chiaramente, perché grazie al cielo Eco e De Mauro, dunque in certi passaggi aprono ad un rispetto, quantomeno formale, della cultura dialettofona, della presenza dei dialetti. Però per esempio c'è un passaggio che stride fortemente, su cui almeno da quello che la trasmissione nella sua riproposizione del 2015 mostra, non c'è una grande riflessione. Cioè a un certo punto si dice: chi è che ha represso i dialetti in Italia? Il fascismo. Perché li ha repressi? Per nazionalizzare le masse. Uno si aspetterebbe che lì si prenda questo elemento storico evidente come un modo per dire: perché anche noi nel tentativo di nazionalizzare le masse di fatto prendiamo distanza dai dialetti, in che cosa è differente il nostro approccio? Allora lì la cosa si risolve, correggetemi se sbaglio, se avete avendo percorso i testi in una diversa percezione, si risolve nell'opposizione fra una lingua retorica e quella che già Isabella diceva, una lingua delle cose, una lingua aderente ai bisogni, però è anche una concezione abbastanza, oltre che essere una scorciatoia, secondo me un po' troppo veloce, e tutto sommato poi anche non dichiarata, semplicemente che si estrapola da uno sguardo analitico, non viene tematizzata apertamente, ma soprattutto è abbastanza povera nell'idea di retoricità della lingua, in qualche modo finge che ci sia un linguaggio connotativo che mente, mentre invece serve un linguaggio denotativo che è quello che devono parlare le masse, che sta addosso ai problemi reali. Dunque, questo secondo me è un po', diciamo, uno degli aspetti che a me ha colpito molto. Questo, insomma, sono veramente contento di aver avuto la possibilità di vedere questo materiale che non conoscevo. E credo anche che se dovessimo andare in profondità, c'è anche da... secondo me c'è un certo momento la consapevolezza anche da parte di De Mauro che qualcosa non era andato come loro stessi avrebbero voluto e che forse questo tipo di problematicità non era del tutto ignara anche a loro. E secondo me quando De Mauro dice: noi volevamo Nanni Loi e ci hanno dato Nelli, perché come diceva giustamente anche Tiziana, lo sguardo di Nelli è veramente uno sguardo invasivo, è uno sguardo veramente che fissa la posizione del sapiente rispetto all'analfabeta. Se ripenso, per quello che posso conoscere e ricordare di Nanni Loi, diciamo, forse avremmo avuto un approccio un pochino più ironico, un approccio anche un pochino più capace di mettere il regista e dunque il narratore in una posizione di
Diciamo fuori, non, giù dal piedistallo, fuori da questa posizione così netta. Qua abbiamo invece un classico realismo rispetto invece già uno sguardo un po' più metatelevisivo, un pochino più aperto anche, vi ricordate le candid camera di Nanni Loi, insomma giocavano molto su questo registro un po' più paritario. Invece qui questo si perde completamente, forse De Mauro nel 2015 in quel passaggio se ne rende conto o ci lancia quasi una sorta di messaggio criptato per dire beh forse alla fine l'effetto generale non era esattamente quello che avremmo voluto noi, è veramente uno sguardo etnografico che tende a oggettificare la posizione dell'analfabeta. E a me quello che ha colpito, anche, e qui mi riallaccio a quello che diceva Isabella, è come poi si costruiscano stratificazioni dentro i testi. La voce di De Mauro, una voce del 2015, arriva in un momento in cui in Italia ci sono, diciamo, c'è almeno un grande fenomeno letterario che, per così dire, mina radicalmente alla base tutto quello che poi viene mostrato. Cioè, in quel momento domina Camilleri. Cioè, passati 40 anni da questa questo desiderio emancipativo dal dialetto, noi abbiamo dominante nella semiosfera italiana un fenomeno come quello camilleriano che invece mette il dialetto sul piedistallo, addirittura c'è la voce della luna, è completamente scritto in siciliano, sarà il siciliano di Camilleri, ma capite qual è la distanza? E capite qual è la distanza quando in quegli stessi anni, se c'è un evento alla page, è la notte della Taranta. È tutta, diciamo, la ripresa della tradizione che diventa fattore cool, posh, direbbero qua ad Harvard probabilmente, cioè di grande autoriconoscimento progressista e progressivo. Cioè, questo chiaramente, secondo me, questi due elementi che vi lancio lì proprio danno la misura anche del dinamismo dei sistemi culturali, anche di come, per esempio, cose che vengono messe alla periferia, avrebbe detto Lotto, ma rimangono come una riserva di traduzioni future e quasi anche ribaltano a un certo punto le categorie, perché si potrebbe anche immaginare che sì, il dialetto ritorna, ma ritorna a partire da uno sguardo colto, intellettuale come quello di Camilleri, la Taranta ritorna, ma dentro un lavoro artistico e dunque colto come quello di tutti coloro che si sono impegnati nel revival salentino. Allora, però rimane questo fatto, il che peraltro non toglie che effettivamente una, diceva anche Isabella, un'unificazione poi attesa, desiderata, sia in forma costrittiva con la scuola, sia in forma seduttiva con i media e con il linguaggio dei consumi, si realizza. Però, lo dice anche De Mauro all'inizio, sembra quasi che sia una unificazione senza emancipazione. Un'unificazione senza quel raggiungimento di di un'uguaglianza o quantomeno di un'equità sociale che era attesa. E qui secondo me abbiamo da un lato, diciamo, potremmo quasi un po' aggiornare anche la visione lottmaniana. Anche Lottman diceva c'è un momento in cui il collettivo ha bisogno di un metalinguaggio, di un linguaggio unificante per ritrovarsi. Però forse dovremmo dire oggi, anche con la consapevolezza di come oggi evolvono le lingue, che questo metalinguaggio unifica attorno a dei conflitti, cioè offre al collettivo lo spazio in cui continuare a confliggere in modo nuovo. Non è un'unificazione che supera le contraddizioni, ma che in qualche modo le proietta ad un altro livello o le ricrea su altre basi. Dunque, cos'è che manca, secondo me, in questo spaccato? Quali sono i presupposti deboli che rendono anche l'elemento emancipativo inefficace o solo parzialmente efficace? Tutta questa narrazione tende ad avvalorare il passaggio da un monolinguismo ad un altro, cioè l'idea è si parlava solo i dialetti, bisogna andare verso il parlare solo l'italiano. Ripeto, ci sono dei passaggi in cui si dice anche i dialetti devono continuare a vivere, hanno una loro funzione, però fondamentalmente
l'idea è quella, e poi lo vediamo nella scuola di oggi, è quella di un passaggio fondamentalmente al monolinguismo. Pensate anche a tutto il grande lavoro che da un lato chiaramente è artisticamente, socialmente rilevante, del doppiaggio dei film in ambito italiano. Poi i colleghi, parlavo l'altro giorno con una collega statunitense ma di origine indonesiana, mi diceva ma in Italia i film si vedono in originale? Cioè, no, i film si vedono tradotti. Questo ci si dimentica di quanto nel contesto italiano, chiaramente non è l'unico, ma diciamo si è puntato su un monolinguismo, magari non è così ostentato come il monolinguismo francese, ma è un monolinguismo, cioè si è andati verso un monolinguismo e non si è sfruttata anche la ricchezza dei dialetti, oltre che delle lingue di minoranza, delle altre lingue minoritarie o nazionali presenti dentro lo Stato italiano, come invece elementi di apertura verso un plurilinguismo di fatto, un plurilinguismo fin da bambini, fin dal territorio, diciamo così. Diciamo, non si è sfruttata una potenzialità del terroir, se volessimo riandare ad una traduzione enogastronomica, che invece oggi è grandemente portata, diciamo, sugli scudi. Dall'altro c'è l'idea, lo diceva anche Tiziana, della cesura, cioè fra il mondo del tarantato, di chi suona per la tarantata e di chi è coinvolto, il mondo della tradizione e questo nuovo mondo, non c'è traduzione, c'è semplicemente una cesura che va assunta come tale, e qui viene fuori quello scontro fra linguaggio, cioè fra logocentrismo e linguaggi del corpo, che giustamente lo ricordava anche Isabella, già all'epoca aveva portato un intellettuale come Alberto Abruzzese a prendere le distanze da una certa postura intellettuale della sinistra italiana che disforizzava, stigmatizzava completamente i linguaggi del corpo, la loro efficacia, e vedeva nella parola, proprio nel possesso della parola. Lo ricordava Tiziana, cioè sono passaggi in cui si dice gridano, urlano, gli manca, no, ma non hanno la parola, oppure Don Milani porta la parola. C'era veramente un investimento sul logocentrismo che oggi ci sembra una mutilazione, perché oggi noi siamo anche nei nostri ambiti intellettuali più, diciamo, teorici, siamo tutti embadi, siamo profondamente convinti che non c'è il logos fuori dal corpo, estraneo dal corpo, e anche quando si oggettifica finisce dentro altri corpi, finisce dentro oggetti, finisce dentro testi, pratiche, ma non c'è una cesura così netta. E dunque questo è un problema, e questo secondo me ha come, diciamo, porta ad una conseguenza fatale, su questo cerco di concludere, che è il fatto che non si riesce a focalizzare che il problema non era il parlare il dialetto, il problema era la mancanza di strumenti e di investimenti tali per riuscire a fare di quella varietà linguistica un'occasione di riflessività, un'occasione di esplorazione di potenzialità. Cioè il vero problema non era parlare il dialetto, era il problema di non avere la possibilità culturale, economica, sociale, in senso ampio, di fare di quella varietà linguistica l'occasione di una esplorazione, detto in termini, diciamo, sintetici. Cioè la Divina Commedia era scritta in dialetto, ma il fatto di avere un Dante che ha la possibilità di riflettersi, cioè di ripiegarsi su quel linguaggio, esplorarne le potenzialità, portarla ad un livello di capacità semiotico-espressiva di quella portata, fa sì che quello divenga poi la base per essere una lingua e per costruire una visione del mondo che poi viene associata alla lingua. Ma non è che quella era una lingua in partenza, quello era un dialetto, era una varietà dialettale che però trova dei parlanti messi nella condizione di investire su quella varietà e di farne esplodere le capacità politico-semiotiche.
pensate, nel 2011, sì, sul palco di Sanremo, Benigni prosegue in qualche modo questa querelle, questa vicenda, dicendo, era il 150esimo dell'Unità d'Italia, dicendo questa frase che a me aveva molto colpito, dice: con il dialetto non si può scrivere la critica della ragion pura, l'estetica di Croce, la Divina Commedia, perché fa ridere, il pensiero non va oltre, ci vuole una lingua. Chiaramente, completamente, diciamo, mancando il fatto che ben studiato da De Mauro stesso, che appunto la Divina Commedia è scritta in una varietà dialettale, soltanto dopo, attraverso anche un investimento di secoli, si cristallizza come lingua, cioè si riproduce in qualche modo, anche con le migliori intenzioni, però lo stereotipo che ci sono le lingue che servono per parlare il mondo e ci sono i dialetti che servono per parlare gli affetti. E questo è veramente, fa torto anche alle lingue oltre che ai dialetti, intanto perché se al dialetto viene lasciata la possibilità di svilupparsi, tende a parlare il mondo nel suo insieme. Cioè, che cos'è un dialetto? Un dialetto è una lingua in potenza e ogni lingua è un dialetto con potere, o se preferite è un dialetto che ha realizzato estensivamente le sue potenzialità attraverso una grafia, una grammatica, un lessico standard, un uso istituzionalizzato promosso con l'aiuto di innumerevoli apparati istituzionali, dunque messo nella possibilità, nella condizione di provare le sue capacità metaforico-espressive dunque di stendere la sua rete formativa su tutti gli ambiti del mondo e non solo nell'ambito familiare. Cioè, se i dialetti, soprattutto in Italia, sembrano così portati al dileggio, così vicini alla retorica della commedia popolare o degli affetti familiari, è perché hanno parlato solo quello, è perché li si è messi in condizione di parlare solo quello, non gli si è fornita l'occasione di fare altro, o nella maggior parte, diciamo, dei casi non è stato fatto altro. E viceversa, le lingue che lo stesso De Mauro dice, la lingua italiana è artificiale per la maggior parte dei parlanti nel momento dell'Unità d'Italia, ma ancora negli anni 50, 60, 70, è artificiale. Questo significa che poi, diventando naturale, diventando lingua madre, gli è stato impossibile parlare gli affetti? Ma assolutamente no. Chiaramente diventa una lingua degli affetti, addirittura diventa una lingua ridialettizzata. Sappiamo che poi i parlanti, per la maggior parte, parlano soltanto le varietà locali, regionali dell'italiano, non parlano l'italiano. I nostri studenti a Roma, quando ero ancora a Roma, Isabella lo può confermare, credono di parlare l'italiano, ma ti dicono: perché Sosur pensa che ci stia a... E tu dici: senta, parli in italiano? Dice: ma io sto a parlare italiano. Lui ti dice, ti dicono così, non è che pensano che non lo stanno parlando. Da dove arriva tutto questo? E concludo, arriva chiaramente, secondo me, da una da un lato da una schizofrenia del pensiero linguistico progressista in ambito italiano, e anche da una lettura, da una schizofrenia che è già interna alle posizioni gramsciane sul dialetto e la lingua, ma anche forse da una lettura un po' povera di Gramsci. Ricorderete la famosa frase: chi parla solo il dialetto o comprende la lingua nazionale in gradi diversi partecipa necessariamente di un'intuizione del mondo più o meno ristretta e provinciale, fossilizzata, anacronistica. Una grande cultura può tradursi nella lingua di un'altra grande cultura, cioè una grande lingua nazionale, storicamente ricca e complessa, può tradurre qualsiasi altra grande cultura, cioè essere un'espressione mondiale. Ma un dialetto non può fare la stessa cosa. Allora, secondo me qui possiamo provare una rilettura, diciamo, decostruttiva, ricostruttiva. Intanto, il problema è chi parla solo il dialetto. Ed in generale chi parla soltanto una varietà. Il vero problema emancipativo è uscire dal monolinguismo, capire che il plurilinguismo è ciò che ci emancipa, nel senso che ci offre la possibilità di comprendere il mondo. Diceva giustamente Lotman: per comprendere la realtà servono almeno due linguaggi. Allora, fin quando noi crediamo che il problema è passare da una varietà ad un'altra, perché una è più grezza, l'altra è più prestigiosa, uno ha parlato meno il mondo, l'altra la parla di più, in realtà non stiamo creando una condizione emancipativa, stiamo riproducendo un modello monolinguistico che, anche se è di una grande lingua nazionale, rischia di tradire le premesse e le promesse
che diciamo la sua acquisizione voleva, ci aveva offerto. Per cui il problema è chi parla solo un dialetto, una lingua, chi è chiuso dentro un registro monolinguistico. Secondo, o comprende la lingua nazionale in gradi diversi, e anche qui io direi o comprende e utilizza la varietà linguistica di cui è padrone soltanto ad un certo livello, cioè, ritorno su quello che già dicevo, laddove non c'è una capacità di mettere le proprie varietà linguistiche dentro un meccanismo di approfondimento, di esplorazione, di scavo dentro le sue potenzialità, cioè se io parlo l'italiano ma lo parlo in una maniera strettamente funzionale, non ho una capacità poetica, jacobsonianamente, di ripiegarmi sulla lingua per esplorarne le potenzialità, ma io anche lì non è che mi sto aprendo più di tanto, cioè se posso parlare l'italiano ma lo parlo in una maniera povera e non ho la possibilità di investire sulla sua su ciò che la lingua mi offre in termini di capacità creativa, ma questo lo rende povero, come rende povere appunto il dialetto parlato in quella maniera, cioè in una maniera strettamente funzionale. E qui direi che veramente diciamo si apre la questione di conclusiva, cioè lì Gramsci diceva chi parla una lingua può tradursi in altre lingue. Qua il problema è veramente che chi riesce, per così dire, a esplorare il plurilinguismo dal suo vissuto, perché tutti in realtà di base siamo plurilingue, non c'è nessuno che non sia minimamente vissuto, io credo o spero, non sia vissuto dentro spazi in cui più varietà linguistiche e anche più registri della stessa lingua sono attivi. Allora chi non sfrutta questa potenzialità in realtà non si apre alla capacità, alla potenza della traduzione e dunque anche a quel modo di vita mondiale di cui parlava Gramsci, che è necessariamente un meccanismo traduttivo e non è un meccanismo di arrivare verso a una singola lingua, benché chiaramente gli inglesi, i colleghi qui americani abbiano la fortuna sicuramente di poter leggere cose di altri luoghi direttamente in inglese, mentre è più difficile per altri, cinesi compresi. Però di fatto il punto è aprirsi a questa traduzione, a questa comprensione della traducibilità che lo stesso Eco peraltro ritrovava quando diceva l'inglese di Joyce è già un inglese irlandesizzato e quando Joyce si traduce in italiano, traduce il Finnegan's Wake in italiano è già un altro punto di vista è una traduzione interna di quel mondo. Allora noi dovremmo, secondo me, oggi enfatizzare, superare diciamo i limiti di quello sguardo, di quella impostazione, enfatizzare questa esplorazione della traducibilità interna che contemporaneamente è già una traducibilità esterna perché riguarda i vari strati di una lingua, riguarda il suo essere immersa dentro condizioni plurilinguistiche, plurisemiotiche e di fatto riguarda l'esigenza di essere costantemente in contatto con altre lingue, con altri punti di vista, che sono veramente l'unico punto d'ingresso su una dimensione, a mio modo di vedere, giustamente e sanamente emancipativa. Grazie. Grazie Francesco, con le tue osservazioni molto stimolanti. Penso che ci saranno molte domande, molte osservazioni, spero, e quindi mi aspetto mani alzate in rete e anche eventualmente in presenza. Francesco Mazzucchelli. Posso intervenire da qua? Oddio, senti se parla... Oddio, non ti sentiamo. Hai spento il microfono. Aspetta. L'hai spento tu? Io? No, non ho fatto niente. Spento io, mi sta. No, dico, sento un po' di eco. Ora mi senti, forse meglio. Dai, adesso sì. Allora, no, se vieni più vicino ti inquadra anche sì. La... Sì, allora, prendi un microfono. Questo forse. Ah, ok. No, innanzitutto grazie a tutte e tre per questa generazione bellissima e densissima.
No, volevo un po' ricollegarmi all'ultima osservazione di Francesco, che poi era stato un po' filo conduttore su questa schizofrenia delle politiche linguistiche della progressista, diciamo, no? E sulla questione di lingua dialetto, non ci dimentichiamo che in quel periodo c'era Pasolini, Pasolini che portava avanti un discorso del tutto speculare a quello di questo documentario, no? Il dialetto come luogo dell'autentico, il dialetto come il dialetto che è stato represso non dal fascismo, diceva Pasolini, ma dal capitalismo. Cioè, il capitalismo è riuscito a fare quello che il fascismo non era riuscito a fare, quindi il fascismo era una banda di delinquenti che è andata al potere, ma non avevano quel potere omologante che invece ha avuto il capitalismo. Nel 73 esce a Marcord di Pellegrini. È vero, cioè, sì, Mattia, la situazione sarebbe molto, molto complessa. No, questo solo per dire che, però in realtà Pasolini forse è appunto la versione speculare di quella di questo documentario, ma in realtà oggettivizza questa distinzione di cui parlavi tu, lingua, dialetto, è sostanzializzata anche da Pasolini, c'è la differenza ontologica tra lingua e dialetto, non cambia molto. Però cosa c'è in questo documentario? Che è una cosa, quando abbiamo visto per la prima volta questa puntata assieme a Paolo Fabbri, tutti, Fabbri è stato il primo a notarlo, questo sguardo paternalista, no, del documentario, non di Eco di De Mauro, ma anche del regista, appunto, il regista non voluto, né d'Eco di De Mauro, che preferivano la Minoi, eccetera. Qui c'è anche un po' l'idea, forse proprio di guerriglia semiologica evocata prima da Isabella, che è un'idea, leggevo qualche giorno fa un saggio di Fabbri pubblicato da poco in un volume di Deriva Prodi sul 68, in cui si sofferma sull'idea di proprio di guerriglia semiologica, e dice Eco in quel momento assume una postura guerriera che non è propria, no? Poi Eco è molto più moderato nei toni. E dove viene l'idea di guerriglia semiologica? Da Praga, la primavera di Praga, lui era lì, vedeva che i cecoslovacchi spostavano i segnali stradali per disorientare i carri armati sovietici che andavano in città. Quindi cos'è la guerriglia semiologica? È una tattica desertoriana che non gioca sul proprio, gioca sull'altrui, gioca sull'idea, sul terreno del potere, per stravolgere il potere, per spostare le carte in tavola. Però chi lo fa? Lo fa un'avanguardia, lo fa il pifferaio della rivoluzione, dice Paolo Fabbri, e lì si mette un po' nella posizione del pifferaio della rivoluzione. È un po' questo sguardo paternalista, qui forse lo dico in maniera molto tranciana, poi mi criticherete e ne parleremo, però questo sguardo un po' paternalista, un po' o perlomeno di guerriglia come guerriglia fatta da un'avanguardia di colui che si siede sulla prima sedia davanti all'apparecchio televisivo, e poi a quelli che parlano in diretto glielo spiega lui la faccenda, no? Perché questa idea è un po' avanguardistica, c'è sempre stata in Eco, dalla guerriglia fino alla legione di imbecilli del web. Quindi sì, qui magari la questione, le carte sono molto scoperte, perché taglio della regia, eccetera, eccetera. Ma forse che anche nell'ego guerriero semiologico già questo sguardo paternalista, o perlomeno l'idea di guerriglia, però fatta da un'avanguardia, cioè perché Eco non vede quello che dicevi tu, il potenziale rivoluzionario del dialetto, no? Perché sceglie di giocare sul piano del potere, cioè dell'italiano, che è il linguaggio invece dell'omologazione. Quindi sono tante, l'ho fatto in maniera un po' semplificata, però l'idea mia è che un po' questo sguardo paternalista, forse è una parola sbagliata, però di avanguardista, diciamo, e anche lì sull'avanguardia ci sarebbe da dire, perché c'è tutta la polemica di Eco con l'avanguardia, no? Con Sanguinetti, eccetera, però un po' ha caratterizzato sempre tutto Eco, questa idea un po', dico paternalistica, forse non è il termine adatto, però ci siamo capiti. Se posso dire una cosa a Francesco, ti ringrazio tantissimo per l'esempio pasoliniano che poi ha suscitato quello di Fellini in Isabella, che dimostra veramente quali erano le alternative
anche per narrare diciamo in modo più completo, un pochino più equilibrato. Per questo dimostra anche quanto era evidente l'intenzione e la scelta proprio significativa di escludere alcune cose e di metterne altre. Ed è perfettamente ragione sul fatto che in Pasolini c'è un ribaltamento invece che è altrettanto pernicioso, che è quello di rendere il dialetto autentico. E veramente secondo me questo ci dimostra che il punto è soltanto nella traduzione, cioè il punto è nei meccanismi di apertura e di quasi, io direi quasi di compensazione che le diverse lingue, i diversi linguaggi attuano uno rispetto all'altro, perché per così dire fanno vedere, diciamo, consentono di vedere i limiti dell'altro linguaggio, se no appunto ribalti la categoria timica fra euforico e disforico, però sempre lì intrappolato rimane. Grazie. Sì, se posso dire una cosa su Pasolini, c'è una divertente, una curiosa intervista a De Mauro, anche a scusa di Planeta. No. Per recente, in cui lui si chiede, siccome appunto Pasolini aveva lavorato tantissimo negli anni 60 sulla questione dei dialetti, e lui era completamente insoddisfatto nei confronti degli italiani, addirittura cercava, c'è questa bella conferenza trascritta su Rinascita, cercava un nuovo italiano tecnologico che potesse un po' essere più vicino ai dialetti e quindi in qualche modo aderire di più a questa frammentarietà, per cui lui sentiva l'italiano soprattutto come imposizione, come una lingua artificiale, mentre invece cercava un altro tipo di linguaggio che potesse assolvere. Ora, c'era questa intervista, questa conferenza del 64 su Rinascita, poi però lui non ha per dire mai detto nulla sulla trasmissione Pasolini, non è convocato all'interno delle puntate, mentre Gramsci sì. Ed è curioso che De Mauro in questa intervista, poi che è stata fatta forse nel 2015, se lo si chiedeva, ma chissà come avrà accolto il programma Pasolini che si è tanto occupato, però non ha mai avuto in questo senso una risposta. Erano anche di grandi polemiche tra Pasolini e anche. Sì. Però appunto era un dubbio, una cura di chiedere. Dato che in qualche modo c'è una risposta, io mi riferisco soprattutto a quello che hai detto tu, secondo me non c'è, cioè effettivamente paternalismo mi sembra forse una parola forte. E a me, io dicevo prima che fino appunto a metà degli anni 70 Eco ha creduto fortemente nel potere emancipatorio di un mezzo come la televisione, e certamente dalla posizione in cui lui era di un intellettuale e di un intellettuale in qualche modo organico, nel senso che stava dalla parte dei bottoni, cioè aveva e sentiva la responsabilità di farlo. Tant'è vero che anche gli interventi che Gianfranco ha raccolto in questo libro sono quasi tutti di convegni, c'è stato questo momento iniziale della RAI in cui è stato investito moltissimo anche sulla ricerca, pensa per esempio alla verifica qualità programmi trasmessi a cui tutti noi abbiamo partecipato, ma poi c'è dalla fine della metà degli anni 70 in poi, direi, c'è un progressivo disincanto, cioè lo stesso Eco dice che questi diciamo queste istituzioni di ricerca interne alla RAI hanno continuato fino agli anni 90 a fare ricerche, ma lo dice lui stesso, nessuno le leggeva, perché a un certo punto invece è subentrato la forza del marketing in RAI, quindi il contratto della televisione pubblica nel senso di essere un mezzo emancipatorio
non dico educativo, perché appunto il tema della pedagogia ormai era superato, è finito, quindi cioè, secondo me Eco poi è sempre stato più disinteressato ai media, alla semiotica sui media, eccetera, perché era una storia in qualche modo chiusa e fortemente deludente. Claudio? Una cosa telegrafica, la metto come osservazione, poi non è una domanda per nessuno e quindi è per tutti. E mi chiedevo, rispetto a quello che diceva Francesco, che abbiamo descritto sull'egocentrismo, eccetera, è vero tutto quello che tu dicevi, quanto noi adesso siamo attenti alla dimensione embodied, eccetera, eccetera. Ma lo siamo, perché in fondo la battaglia dell'italiano l'abbiamo vinta. Se non avessimo vinta e ci trovassimo in quella situazione, forse non la faremmo nello stesso modo, perché appunto, come diceva Isabella, da un certo punto di vista, quella era una battaglia emancipativa. E allora mi chiedo, se davvero quella era la battaglia per qualcosa di diverso rispetto alla traduzione, ho l'impressione che invece fosse proprio la battaglia per la traduzione, perché nessuno in qualche modo credo che né Ecole De Mauro pensassero che si potesse mai arrivare verso il monolinguismo, ma si arrivava verso in direzione di una situazione di virtualizzazione di una lingua dialettale in qualche modo, no? Prendi i bambini bilingue, tu non hai mai un bambino con due lingue madri, ma hai una lingua maggioritaria e una lingua minoritaria che tu devi virtualizzare quando parli. Infatti, tendenzialmente, sei sempre, questi bambini hanno poi tutta una serie di vantaggi cognitivi, nelle funzioni esecutive, eccetera, eccetera, perché imparano fin da piccoli a virtualizzare la lingua minore o quell'altra. Ad esempio, io ce l'ho avuto in casa, ci cito una cosa proprio, mia zia, che parlava bene l'italiano, ma quando doveva dire una cosa importante parlava in dialetto. E lei lo diceva perché diceva, io penso meglio in dialetto. Allora, mia zia era negli anni 80-90 e questo è, secondo me, l'effetto della battaglia vinta, di una persona che è cresciuta dentro il dialetto, che è stata emancipata a parlare italiano, lo parlava anche abbastanza correttamente, ma... per cui l'italiano per lei è sempre rimasta la lingua minoritaria, che in qualche modo doveva parlare quando la sua lingua madre in qualche modo era dialetto, ma che a un certo punto, quando doveva dire la cosa veramente importante, doveva riuscire a realizzare. Quindi secondo me questa battaglia qui, poi la possiamo criticare, la quotidiana l'avete detto moltissimo, ma secondo me quella che c'è di svela è centrale, era una battaglia emancipativa per la traduzione, per la compresenza di una lingua maggiore e di una lingua minorità. Non so se volete intervenire. Sì, secondo me è benissimo quello che dici, il problema nostro è che abbiamo difficoltà a calarci in quell'epoca in cui lo sforzo doveva essere questo, quindi anche da un punto di vista comunicativo può risultare aggressivo, ma lì veramente era un problema serissimo per queste persone. E il problema serio non è tanto quello delle competenze linguistiche, perché il caso di Antonioni l'ha mostrato molto bene. Anche se questi lucani l'italiano lo conoscono, le lingue comunque restano diverse. Perché? Perché il problema non è quello della competenza linguistica, ma il problema dell'incomprensibilità, che secondo me anche Eco aveva qua. Cioè, in ogni caso, restano mondi separati perché le forme di vita sono diverse. E questo è il vero problema, secondo me. Cioè, l'incomprensione fra mondi è certamente legato, è inizialmente dovuto ha una differenza linguistica e quella va colmata, e loro hanno fatto uno sforzo immenso, che era il primo sforzo che bisognava fare. Però poi ci accorgiamo, e ce ne accorgiamo anche oggi, perché questo non è passato, ma anche oggi molte volte funziona così, che quando si comunica, molte volte la mia lingua, che non è fatto solo di linguaggio, ma è norme, è abitudini, appunto valori, forme di vita, può risultare diversa e quindi avere degli effetti di senso, essere colta in maniera completamente diversa,
dai destinatari. Quindi anche secondo me, cioè, prima doveva venire quello sforzo lì, e quello sforzo era anche preliminare alla possibilità di una traduzione fra dei dialetti, con anche comunque della capacità anche dei dialetti di parlare un loro italiano, no? Quindi quella era prima. Però rimane la questione dello scoglio dell'incomunicabilità, che va al di là del fatto di parlare un'unica lingua. Ma infatti il tema di Antonioni era proprio l'incomunicabilità generalizzata. Adesso, vabbè, pensate a Deserto Rosso. No, volevo dire che l'effetto di senso della trasmissione, comunque, dall'inizio alla fine, è che appunto c'è un picco che va positivo, euforico, nel riuscire a fare in modo che la maggior parte degli italiani, una volta che c'è stata l'unione politica, abbia una lingua comune per accedere alle istituzioni, a sapere che esistono dei diritti, andare a votare e così via. E poi però subentra un antagonista, come è giusto che sia in qualsiasi narrazione, un altro soggetto, che è scoprire che questa lingua è la lingua del potere anche in senso negativo, e quindi Mussolini, la propaganda, eccetera, eccetera. Quindi in tutte queste cinque puntate direi che c'è questa evoluzione. Quindi dall'inizio l'oggetto è l'oggetto di valore, poi si scopre che in qualche modo è anche un oggetto che viene mistificato, ecco. Quindi al di là nella programma stesso c'è, a mio avviso, un'attenzione anche per questa lingua, che poi non porta solo benefici, ma anzi può. Volevo, prima di, avevo portato questo libro di Andrea Zanzotto, di cui cade il centenario. Sapete che Zanzotto, proprio in controtendenza rispetto alla perdita dei dialetti, scrive, a un certo punto in poi decide di scrivere in Veneto, e leggo due righe. Sta parlando appunto di come è cambiato il Veneto e ne parla, si intitola questo brano Il Veneto che se ne va, e a un certo punto anche lui parla delle contadine venete che si esprimono in dialetto per valorizzare la situazione che è cambiata, ma lo dicono in dialetto. E poi dice: brillano attraverso gli antichi dialetti pedemontani e montani, abbastanza diversi dall'attuale coinè veneta, una sapienza e una fermezza attivate da un certo brusco eppure allegro dire di sì alla vita. Ma anch'essi precipitano nel crepuscolo rapidissimo, si sciolgono nella coinè e poi nel parlato neutro e radiotelevisivo male imitato dalla borghesia minima. Cioè da tutti, perché tutti purtroppo divengono borghesia minima. Non resterà che cercare, senza eccessivi rimpianti, un salvataggio in extremis di qualche eco dell'arcaico dettato pieno di afrore agreste. Venga almeno un'egloga in dialetto sulla fine del dialetto. Ma no, esso durerà ancora nei toponimi, bellissimi quelli delle località collinari, poderi in pendio, rive, col Parsor, col de Fer, Calamont, Castaioi, Spin Grant. Da ognuno di questi nomi pendì ammicca uno spiritello che non si lascerà facilmente intruppare, né annebbiare, né smussare nella sua acuta individualità. Ecco, mi sembrano parole molto belle sul fatto che comunque la forza di queste varietà, di queste lingue, perdura, e perdura in senso poetico, proprio come diceva anche Francesco.
Violi. No, posso dire una cosa per Claudio? Sì, sì. Okay. No, io capisco quello che, diciamo, il punto di vista di Claudio, ed è probabile che fosse questa traducibilità fosse nelle intenzioni e poi sia stata negli esiti, però mi pare evidente che il programma non la assume, non la tematizza, non ne fa una leva, anzi il programma scava un solco abbastanza netto, non, diciamo, nella querelle fra, diciamo, la scuola ascoliana che presupponeva l'utilizzo dei dialetti insieme alla lingua unitaria e la scuola manzoniana, qui ci si schiera con Manzoni, cioè si pensa che serva una lingua unitaria e non per esempio non si tematizza l'idea che, per dire, a scuola si insegni a fianco alla lingua unitaria anche il dialetto per farne un oggetto di possesso più consapevole e più emancipativo, più progressivo. Non si ipotizza che, per dire, la Costituzione possa essere anche tradotta nelle varietà dialettali lo Statuto dei lavoratori possa essere tradotto anche nelle varietà dialettali in modo che le varietà dialettali consentano una più grande e più certa acquisizione di quel tipo di contenuti, eccetera. Cioè tutto questo è fuori dall'orizzonte, questo che poi in alcuni casi questo risulti nell'acquisizione di una seconda lingua che viene maneggiata con grande consapevolezza dai parlanti, come nel caso di tua zia, ma insomma ne conosco anche io. Io sono nato e cresciuto a Carloforte, dove si parla, tutti parlano come prima lingua il ligure antico. E tutti sono bilingui, perché poi sono impossessati dell'italiano, ma i bambini crescono ancora oggi con... Ma quella era una comunità molto, molto consapevole di sé, molto orgogliosa, anche molto ricca anche culturalmente, e dunque non ha vissuto questo innesto come un fattore di diglossia, ma d'altre parti la diglossia è galoppante, cioè non c'era questo tipo di atteggiamento di autostima, e dunque di costruire questo gioco di potenzializzazione e virtualizzazione in una maniera così fluida, come tu dicevi. Per cui sì, poi il risultato chiaramente è che poi non possiamo certo imputare a Eco e De Mauro, né nel bene né nel male, perché quella era una trasmissione in mezzo a politiche linguistiche ben più ampie, complesse e così via. Però ecco, l'intenzione lì non andava verso questo sfruttamento della traducibilità verso anche una sorta di riconoscimento di un plurilinguismo di fatto. Secondo me questo rimane un elemento evidente della trasmissione, che non toglie che poi dopo gli esiti insomma invece siano andati e possano continuare ad andare invece in quest'altra direzione, ma non in quel momento. Ancora oggi comunque c'è un sussulto, un po' da parte di tutti, bisogna ammetterlo, quando si ipotizza che un classico venga tradotto in dialetto, che nelle scuole ci siano i dialetti, ancora oggi la coscienza civile maggioritaria è abbastanza così, si mette un po' di traverso, questo bisogna dirlo. Patrizia? Vengo lì? Sì. Ci vedono anche. Smascherata. Ma a me sembra che ci sia un po' un equivoco, cioè un equivoco, no, ma una mancanza di messa in prospettiva che mi sembra che invece Isabella avesse messo bene in luce rispetto a quegli anni, agli anni in cui ha fatto quella trasmissione, in cui il problema secondo me non era tanto, cioè apparentemente l'opposizione lingua-dialetto, ma Eco e De Mauro parlavano in una situazione in cui il dialetto equivaleva ad analfabetismo in larga misura, cioè il problema non era solo dialetto, era cultura, era che questa gente parlava dialetto e non sapeva leggere né l'italiano né il dialetto, quindi il discorso giustissimo e bellissimo che fai tu, Francisco, è molto successivo, cioè non lo si può applicare a quella trasmissione in modo pensando che era una posizione paternalistica o manzoniana, era una posizione in cui la rivendicazione, rivendicare una lingua unitaria era anche rivendicare soprattutto l'alfabetizzazione e la scuola e quindi l'acquisizione di una seconda lingua, e sono molto d'accordo con quello che diceva Claudio, cioè la possibilità
di traduzione e di giocare su due piani. Gli esempi che tu fai, Francisco, che sono bellissimi e altissimi, da Dante a Donzotto a Pasolini, sono tutti esempi, o a De Filippo, sono esempi di gente coltissima. Dante sceglie di scrivere in dialetto, ma in latino, che era la lingua colta, la sapeva come e aveva una cultura infinita. Quindi è di questo che parliamo quando parliamo del tentativo fatto da loro, certo, in un'ottica che oggi ci può sembrare in parte superata, ma è vero quello che dice Claudio, superata perché quella battaglia è stata ampiamente vinta, con delle perdite, cioè la perdita della ricchezza e della potenzialità anche poetica del dialetto. In parte è vero, si tratterà di recuperarla dopo, ma Donzotto ci arriva dopo, cioè non è che chi scrive in dialetto scrive solo in dialetto, cioè scrive in dialetto perché ha una consapevolezza ma anche una cultura non solo di bilinguismo ma anche proprio di cultura, diciamo, che nel caso del dialetto a cui si riferivano Eco e De Mauro in quegli anni era invece una povertà culturale e si parlava ampiamente di analfabetismo. Quindi secondo me se non si tiene conto di questa, di che cosa voleva dire allora la battaglia, rischiamo di non capirci. Dopodiché oggi che l'abbiamo superata sono d'accordissimo con tutte le cose che dici tu, Francisco, che si può fare, che si potrebbe fare la Costituzione in dialetto nei mille dialetti italiani, perché là dove ci sono non c'è un dialetto, ce ne sono tantissimi, quindi e sono frantumazioni di grande ricchezza ma pochissimo comunicanti fra loro, quindi e questa era la realtà di fronte a cui si muoveva quella trasmissione, quindi insomma oltre a lingua e dialetto c'è cultura e analfabetismo dietro. Sì, Patrizia, concordo, infatti non l'ho detto, ma è chiaro che c'è uno dei grandi schemi di lettura è oralità scrittura, cioè non c'è soltanto appunto dialetto lingua, questo è perfettamente ragione. E non nego, credo che insomma di averlo detto magari in maniera poco enfatica, che è evidente che diciamo l'intenzione era quella di mettere comunque, oltre che creare condizioni di comunicabilità, di unificazione, diciamo in termini comunicativi, c'era anche chiaramente quello di offrire, ma lo diceva anche Francesco Mazzucchelli, di offrire diciamo strumenti di contestazione del potere sul terreno stesso del potere. Quello che la mia riflessione è, avendo così alta stima e reverenza nei confronti di questi maestri, è se avessero, avrebbero, perché non l'hanno fatto, potuto enfatizzare di più sulla, perché ne avevano la sensibilità e ne avevano diciamo la piena consapevolezza nei libri che scrivevano della dimensione plurilinguistica, cioè De Mauro nell'Italia delle Italie, cioè lo scrive, non è che non lo scrive che il punto è invece un'educazione plurilinguistica di base, e che appunto il dialetto non andava concepito soltanto come una riserva poetica ma come anche un potenziale elemento di dignità anche personale, perché quello che emerge, e credo che su questo appunto lo sguardo di Tiziano fosse coincidente, è che c'è una certa stigmatizzazione di quel tipo di soggettività, cioè non mi pare che questo sia uno sguardo diciamo una messa in prospettiva dall'oggi, credo che già dall'epoca anzi fosse voluto proprio per fargli sentire il peso di dover evolvere. Dopodiché qui andiamo su di chi era la colpa di quella situazione, era la colpa del dialetto? Era la colpa dell'analfabetismo di per sé? Oppure, come anche io ritengo, mi pare che quello che dici anche tu, il problema era più ampiamente culturale, ma se era culturale allora il problema era anche investire su quelle potenzialità espressive e non semplicemente proporre il passaggio ad altro, era quello di affiancare un investimento su quelle potenzialità espressive insieme al passaggio ad altro, in modo che non si perdesse o si perdesse di meno e fosse più consapevole il gioco di relazione, anche perché, ripeto, io sto parlando dei dialetti italiani e dunque in teoria andava anche, poteva essere facilmente costruita una continuità
se i dialetti dell'italiano sono il siciliano, il calabrese, il campano, il pugliese, eccetera, non ci sarebbe dovuta essere questa difficoltà anche a creare un continuum, per così dire, anche dal punto di vista pedagogico. Cioè, mi pare che questo sia un elemento che manca, poi dopodiché diciamo le buone intenzioni sono fatte salve, e anche diciamo una parte degli effetti. Io sugli effetti positivi, diciamo, su un fatto che oggi ci sia un plurilinguismo, perlomeno come lo intendo io, e che questo sia la risultante delle politiche attuate, su questo non sono d'accordo, sinceramente. Credo anzi che nella maggior parte dei casi ci sia una condizione di diglossia che viene più o meno apertamente vissuta, e che i dialetti appunto oggi sono recuperati principalmente nella dimensione colta. Nella dimensione popolare li vedo abbastanza traballanti. C'è un altro intervento? Prego. Sì. Sì. Io volevo spendere due parole non sul dialetto in Italia, quanto sulla propaganda di Mussolini e la comunicazione del fascismo tra gli studenti italiani. C'è una contraddizione che è stata nel periodo del fascismo, e quella di rivolgersi alla propaganda in dialetto per arrivare alla classe popolare, mentre per esempio mi viene un esempio dei paesi durante il colonialismo francese, mi parlo dei paesi arabi del Nord Africa, sono state proprio costruite scuole dal fascismo, portando il programma in italiano per divulgare proprio l'ideologia fascista in quella fetta di italiani che sono all'estero, con scuole proprio italiane. Questa è un'osservazione, visto che ho visto che il fascismo ha utilizzato molto il dialetto rispetto alla lingua italiana, se ho capito bene. No, al contrario. Il fascismo, almeno nella trasmissione, si dice che nella trasmissione dedicata, si dice che piuttosto ha compresso i dialetti per dare spazio invece a una lingua italiana, però molto aulica e vuota fondamentalmente di contenuti. Ecco, questa è un po' la tesi. Come diceva giustamente Tiziana, è una delle trasmissioni, delle puntate più interessanti, cui si contrappone e si mostra come l'italiano letterario fondamentalmente sia in stretta continuità dell'inizio del Novecento, sia in stretta continuità con l'italiano aulico del fascismo, perché appunto il problema dell'italiano, e quindi mi riallaccio a alcune osservazioni che ha fatto Francesco, è che è rimasta una lingua letteraria e per una piccola elite per secoli. Dante era ben consapevole di parlare un dialetto, lo chiamava volgare, e ne ha scritto l'elogio in latino del vulgari eloquenza, proprio per far capire le potenzialità e la differenza. Era consapevole e confronta appunto in quell'opera il proprio volgare con gli altri. Adesso a noi volgare illustre fare un ossimoro, ma perché volgare da noi ha assunto un'altra significazione, altre connotazioni negative, ma per Dante era la lingua che parlava, la parlata di un certo popolo, il volgo, appunto. E quindi non aveva connotazioni negative se non nei confronti del latino, che appunto era considerata però una lingua artificiale, come un po' l'italiano standard adesso. E quindi il fatto che Benigni consideri quello come esempio di italiano fa un po' ridere, perché è un po' una grossa semplificazione, ecco, tu hai perfettamente ragione, e non c'è questa opposizione tra il dialetto della passione e la lingua della ragione, ecco. Penso che sia assolutamente una semplificazione da evitare.
Io poi ho vissuto, adesso tanto per ritornare, ho vissuto personalmente, siccome sono figlio di genitori meridionali emigrati al nord e nato al nord, vissuto sempre al nord, ho sempre vissuto il parlare dialetto in casa come una situazione assolutamente normale, però non l'ho mai imparato, cioè non l'ho mai parlato finché non l'ho recuperato come seconda lingua, come quando ho imparato anche l'inglese dico beh forse posso parlare come l'inglese anche il dialetto, con un accento particolarmente italiano, è strano, tant'è che mia nonna che parlava solo dialetto, quando parlavo con lei mi chiamava il barese perché non capivo, avevo un accento strano rispetto alla parlata locale. Ecco. E poi quando avevo talmente introiettato il modello dell'italiano che tornando in treno, perché io quei treni lì li ho visti e li ho frequentati per anni, quando si passava l'Appennino, dicevo ai miei, a mia zia, a mia madre, eccetera, adesso basta parlare dialetto, si parla italiano, perché siamo a nord. L'Appennino era il muro da Ancona alla Spezia, era presente. Ecco, quindi, prego, no, proprio una, perché appunto per evitare effettivamente confusioni nel programma, cioè appunto l'opposto della lingua italiana non sono i dialetti, ma è l'analfabetismo, giustamente. Cioè l'analfabetismo era la norma, bisognava valorizzare, far diventare norma l'italiano e quindi dare la possibilità a chi non sapeva leggere e scrivere di cambiare le proprie condizioni sociali. Quindi l'opposizione fra lingua e analfabetismo. L'intento è manzoniano, nel senso che si rendono protagonisti i braccianti, i contadini, e si denunciano anche le condizioni di povertà in cui vivono, ma non è paternalistico, perché anzi dentro una delle puntate si attribuisce il termine, cioè si giudicano paternalisti e i modi di fare scuola che c'erano a quel tempo, in cui si imponeva un'unica lingua a scapito dei dialetti. Cioè proprio io mi ricordavo di questa idea di Paolo, però poi guardando le trasmissioni loro dicono, c'è un passo in cui dicono la scuola ha un atteggiamento paternalistico nei confronti degli alunni, perché tanto De Mauro quanto Eco comunque avevano grande stima dei dialetti, De Mauro appunto comunque è stato scritto su questo. E invece un aspetto che mi ha un po' incuriosito è quando si fa l'opposizione a un certo punto fra le declamazioni dell'Ariosto, dell'Orlando Furioso in perfetta lingua italiana, quella che viene chiamata riduzione dell'Orlando Furioso nel Teatro dei Pupi. C'è tutta una scena molto bella, conduttita, in cui, ecco, lì secondo me è un punto un po' problematico, perché la traduzione al Teatro dei Pupi dell'Orlando Furioso non viene valorizzata. Ecco, questo secondo me, per esempio, sempre con l'occhio di oggi, lo sguardo di oggi, ovviamente un po' come quello, cosa che diciamo della tarantata, lo vediamo appunto in maniera completamente diversa. Tra l'altro mi mangio le mani, perché quando abbiamo fatto il forno della serialità a Palermo potevamo anche lì portare questo caso studio, che è perfetto perché è una serie TV, il parlare, leggere e scrivere funziona perfettamente, anche lì era... Scusa, volevo dire che ricordando le trasmissioni, nel caso dei pupi si dice che il puparo è l'intellettuale del gruppo, ma che appunto la sua lingua è del tutto, questo italiano che lui usa, è del tutto sganciato dalla realtà sociale, che appunto penso che oggi sarebbe da discutere questa tesi. E poi invece a favore dei dialetti, a un certo punto c'è una sequenza in cui una maestra fa parlare i ragazzi della sua classe e ognuno gli chiede come si dice mela nel loro dialetto, e tutti dicono in modo diverso. Quindi è vero, la trasmissione non è così
però così diciamo semplice, però è chiaro che l'effetto di senso generale va molto in questa direzione, cioè che la lingua, che l'apprendimento dell'italiano è stato in qualche modo un male necessario, ecco, direi che è un po' questa la tesi che emerge. Sì, diciamo che oggi avremmo provato a proiettare la notte anche nel basso Veneto, diciamo, sì. Con effetti penso abbastanza simili a quelli del senso. C'è effettivamente quello che ha sottolineato. Non solo nel basso Veneto, con i nostri studenti. Anche con i nostri studenti probabilmente avrebbe lo stesso effetto, ma per altre ragioni rispetto a quello. No, la cosa giustamente che ha sottolineato Francesco è che c'è un pregiudizio antimeridionalista in qualche maniera, per cui le forme popolari che vengono recuperate sono quelle delle canzoni popolari del nord, gli scariolanti erano quella che viene, a cui facevi riferimento, ma probabilmente questo deriva anche, penso, dallo stato degli studi etnomusicologici dell'epoca, in cui, non so, Leidi aveva lavorato con Umberto a fare alla RAI, faceva anche lui le domande per il rischio, no, il rischio a tutto, si chiamava Campanile 6, non mi ricordo come si chiamava, per la trasmissione di quiz che ha preceduto, insomma, l'arrivo di Mac Buongiorno, no, insomma, il rischio a tutto, ecco, che tra l'altro una scena c'è anche nella mia puntata. E, avevamo lavorato insieme, tant'è che avevano anche fatto giocare John Cage, aveva partecipato alla trasmissione e in qualche maniera erano riusciti a fargli vincere dei soldi perché era assolutamente spiantato, raccontava, ecco, era abbastanza divertente questa cosa. E quindi il legame probabilmente anche con Lady aveva portato a enfatizzare maggiormente il contributo popolare, diciamo così, all'emancipazione i dialetti del nord, oppure l'espressione dialettale al nord, mentre al sud viene vista sempre un po', anche per ragioni un po' storiche, ecco, diciamo così, per la reazione sanfedista a Carlo Pisacane, eccetera, eccetera, si inserisce in questo filone un po' che vede i dialetti meridionali un po' arretrati rispetto a quello che succede a noi, però insomma chiaramente si tratta di storicizzare un po' anche queste trasmissioni senza voler proiettare o trovare difetti rispetto a come le faremo noi, ecco, adesso penso che noi le faremo in maniera molto molto diversa. Forse Grazia non so se ci sono interventi anche tra gli astanti distanti, diciamo così. In chat? No. In chat? No, mi pare che non ci siano mani alzate. E se non ci sono altri interventi, potremmo anche chiudere qui, andare a bere qualcosa. Mi dispiace che Francesco non sia tra di noi, ma adesso lì. Sarò di pranzo quasi, per cui in realtà a mezzogiorno inizia un seminario, per cui sarei dovuto comunque scappare. Però sarò con voi in spirito, nello spirito. Nello spirito che berremo. Va bene. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti. A tutti. Buon soggiorno negli Stati Uniti. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao.